Paolo Ceri aprirà gli interventi di questa mattinata e il suo tema è Luciano Gallino e la sociologia del possibile. Hai un po' più di tempo, sarà anche l'occasione per conoscere meglio, per farvi conoscere meglio Gallino, che forse i più giovani conoscono anche perché negli ultimi anni è entrato a piene mani nel dibattito anche politico sui temi della crisi economica, delle conseguenze, della denuncia dei mali del neoliberismo e di quello che lui chiamava con una bella espressione il finanze capitalismo. Ma di qui mi fermo e lascio la parola a Luciano, a Paolo. Sì. Grazie Francesco. Devo... Grazie Francesco. Mi sentite bene? Sì. Intanto ci tengo, e gli amici lo sanno, insomma, come quasi abitué, che per me è un piacere, insomma, rinnovato quello di essere qui e appunto nell'occasione specifica ci tengo a ringraziare tutti gli organizzatori, ma in particolare appunto Piero Fantozzi, Francesco Ragnolo, anche come membri del comitato editoriale appunto dei Quaderni di Sociologia hanno preso questa iniziativa, ecco, per noi in particolare, per Paolo Borgia e per me, particolarmente, diciamo, significativa. Intendiamoci, scusate, io avrò una doppia difficoltà, una è quella di gestire i due occhiali, purtroppo non sono riuscito con i progressivi, e la seconda è che questa volta mi sono fatto dei piccoli appunti, ma non so perché li ho scritti in caratteri così piccoli, forse per la prima volta nella vita, chissà cos'è stato particolare ero quel giorno, per cui non alzerò molto la testa, non è che leggo un testo, intendiamoci, però per seguire lo schema devo mettere a fuoco. Ecco, ora finita questa macchietta, dicevo che, come per riprendere un po', diciamo, il linguaggio anche metaforico di Francesco, come ragazzo di bottega, la bottega in questo caso è quella di Gallino naturalmente, devo un po' superare anche un po' un doppio imbarazzo, per non dire un triplice. Primo, perché non amo in generale molto le ricorrenze, le commemorazioni eccetera, tutto sommato io avrei gradito 2, 3, 4 anni di silenzio e poi intervenire in modo più riflessivo, un po' a distanza eccetera, ma ad ogni modo devo superare un po' l'imbarazzo, diciamo, di avere di fronte, di intervenire su un intellettuale, questa volta sì che la parola intellettuale possiamo usare senza particolari esitazioni, no? O sentimenti, diciamo, ambivalenti eccetera, che ha prodotto per 60 anni, potremmo dire 60 anni di militanza sociologica, ecco, dove la parola sociologica, l'aggettivo sociologico è persino un po' stretto, perché in realtà è uno scienziato umanista, potremmo dire, scienziato sociale umanista, 60 anni, e quindi oltre ad essere stato anche un promotore della sociologia su vari fronti, anche su quelli, diciamo, istituzionali eccetera, quindi intervenire qualsiasi cosa che dico è, diciamo, molto molto parziale. E poi c'è il fatto che ora io quello che vi propongo è un po' una riflessione testimonianza, ci sono degli aspetti, soprattutto nella prima parte, anche di testimonianza personale, e quindi il fatto di essere stato un po' anche testimone, come diversi di voi, insomma, diciamo, accentro a questo aspetto di parzialità, che ne ho fatto esperienza e l'ho, diciamo, osservato, tra virgolette, l'ho osservato dal mio punto di vista, dal mio angolo visuale, che naturalmente è parziale e criticabile.
Detto questo, siccome il tempo è quello che è, io voglio fare due cose. Uno, diciamo, ho impostato i miei appunti come se dovessi parlare soprattutto, diciamo, a dei giovani, nel senso non a implicitamente a un pubblico di colleghi che conoscono, che hanno conosciuto Berlino, che l'hanno studiato, che l'hanno letto, studiato, eccetera, ma spero di poter dire qualche cosa che possa servire, diciamo, a giovani cultori della sociologia e a attuali e futuri lettori anche dell'opera di Gallino. Il tempo è quello che è, quindi io, diciamo, offrirò anche un'autolimitazione, nel senso che nell'esporre idee e posizioni di Gallino, in quanto Paolo Ceri, avrei delle mie osservazioni critiche. Ho accompagnato Gallino, ma non mi sono considerato allievo di Gallino in partenza, anche se poi, lavorando con lui, ho lavorato con un maestro ben inteso, no? E quindi ho preso lezioni. Ma io sono arrivato da Trento, ho già laureato, eccetera. E quindi avevo già degli orientamenti e il mio percorso, anche, diciamo, le scelte a volte degli autori, eccetera, non è esattamente quello di Gallino. Ma di questo io, farò forse qualche breve accenno, mi scapperà qualche accenno, ma no, non parlerò. Cerco di restituire il Gallino così come l'ho visto, conosciuto e apprezzato. E cosa voglio fare? Poiché, dicevo, l'opera è così vasta, sono 60 anni, perché insomma dalla metà degli anni 60, ma in realtà ancora prima, Gallino ha cominciato a produrre con il rigore che conosciamo, fino ad oggi. Cercherò di mettere a fuoco soprattutto una prima abbastanza lunga fase e chiamiamola l'ultima fase, che sono in realtà gli ultimi 15 anni, potremmo dire i primi 15-20 anni di produzione e di lavoro, insomma, di Gallino, e con l'ultima fase. Quindi metterò fra parentesi, ne farò un cenno, periodo anni, fine anni 70, fine proprio, anni decennio 70 e metà avanzata dei 90. Questo metto un po' fra parentesi. Intendiamoci, sono gli anni poi che a me, dal punto di vista, no, dire strettamente sociologico, forse sono quelli che mi interessano di più. Sono gli anni di cui ha parlato nel suo intervento Ragnolo riguardo agli effetti dissociativi, la teoria dell'attore, la cultura dell'io, ieri se l'ho sentito, insomma, sono stati interventi. Quindi quello che vi propongo ora è un po' un collegamento tra la prima fase, quella più lavorista e industrialista, se c'è Vincenzo, ecco Vincenzo, lui immagino che mi seguirà con interesse perché conosce anche il campo di studi, e l'ultima fase, quella più della sociologia mondo e della globalizzazione, cioè del Gallino, diciamo, più noto al largo pubblico, al pubblico, diciamo, più contemporaneo, anche come editorialista della Repubblica, fra l'altro, oltre che, diciamo, un produttore di una serie di volumi, non sto a leggere i titoli, che sono stati numerosi negli ultimi 15 anni, legati dedicati al tema della crisi economica e della globalizzazione. Perché c'è una ragione in più per tentare il collegamento fra, chiamiamola, la prima e la terza fase, no? Naturalmente ho un po' di esitazione a parlare di fasi, però mi propongo in un prossimo futuro di mettere a fuoco una sorta di periodizzazione, in realtà, del lavoro di Gallino. C'è una ragione, perché ci sono stati già degli interventi. Uno è quello di Giuseppe Bonazzi, che ho sempre considerato uno dei sociologi italiani
siamo forse meno disciplinabili, ma con maggiore immaginazione sociologica in realtà. Però da un'interpretazione, a mio modo di vedere, credo che Paola un pochino forzata, nel senso che l'ultimo gallino diciamo prende delle posizioni riguardo alla crisi, alla globalizzazione eccetera, che riflettono una sorta, chiamiamola, di illusione rispetto alle sue aspettative anche un po' troppo ideali, troppo idealistiche, maturate al tempo della sua esperienza vivettiana, eccetera. Ora magari qui i giovani non riescono tanto a seguirmi, ma entriamo in corso d'opera. In corso d'opera dobbiamo tenere presente tre piani. Il piano dell'esperienza, cioè della sua personale esperienza di sociologo, inizialmente di sociologo dell'industria. Secondo piano, il piano teorico concettuale della produzione di teoria e della costruzione di concetti. E terzo piano, che è molto collegato al primo in realtà, piano motivazionale o etico-motivazionale. E poi arrivo, giustamente Piero aggiunge, un preciso etico cognitivo. Allora, nella prima fase, Olivetti-Cadino arriva a Proda all'Olivetti, se ricordo bene, verso il 54-55, dove l'Olivetti trova c'è soltanto Pizzorno, che ci resterà ancora poco, e poi arriva anche Antonio Carbonaro, eccetera. Ma beh, questa è una storia un po' antica, però l'Olivetti è l'unica azienda italiana nella quale cominciano ad essere i primi sociologi accanto ad urbanisti, letterati, insomma, grandi personaggi. Ci sarebbe tanto da dire, il tempo stringe, io non posso dirlo. Gallino fa un'esperienza qui di un 15 anni, appunto di diventare appunto direttore del qualcosa di oggi inimmaginabile, un'azienda italiana, che è del servizio ricerche sociologiche e studi organizzativi. Piccola parentesi, dove io ho fatto la tesi di laurea, la prima introduzione di macchine utensili da controllo numerico, sotto la guida appunto di Gallino. Siamo durante l'autunno caldo che immediatamente non avevo capito, perché andavo sì all'uscita delle fabbriche a sentire cosa dicevano i sindacalisti, gli operai, eccetera, ma ero talmente pieno di movimento studentesco di Trento che, contento di essere in mezzo all'industria, al mondo operaio, ma non capivo che quello era, che ero nell'autunno caldo. Vabbè, ma questa è una piccola medicina biografica. In quel periodo, quindi, potuto, diciamo, capire, perlomeno osservare quanto Gallino avesse maturato, e poi nella produzione successiva, una sua visione del ruolo dell'impresa, del rapporto fra tecnologia e organizzazione, innovazione tecnologica e organizzazione, e il rapporto tra organizzazione e qualità del lavoro, il lavoro e qualità del lavoro. Devo saltare tanti passaggi, però importante intanto una prima nota. Gallino ha sempre usato con parsimonia la parola impresa, anche se nell'ultima fase questo sostantivo ritorna. Gli ha sempre preferito l'espressione azienda, sempre fatto questa distinzione. E noi siamo sociologi, quindi possiamo capire che azienda è il linguaggio istituzionale, socio-istituzionale, no? E quindi anche organizzativo. Impresa è il linguaggio, diciamo, degli attori del mercato. Naturalmente non è che sia una contrapposizione, ma è diciamo, una presa di distanza, se volete, anti-ideologica, primo punto, già a quel tempo, ed è diciamo, una,
una posizione di arricchimento dell'indagine, perché azienda vuol dire appunto, ieri si parlava di processi associativi, insomma, no? È soltanto un organizzativo di precipitato organizzativo di processi organizzativi. Con Gardini a quel tempo, dopo la laurea ho potuto, diciamo, lavorare in ricerche industriali, ora qui non c'è il tempo, ma insomma molto nella psicologia, di Falsider, alla Terni, alla Darmine, a Cornigliano, a Genova, poi nelle fabbriche del Bresciano, la Sant'Eustachio, che era la seconda dopo la OM Brescia, quindi grazie perché appunto a Gallino ho potuto fare veramente tanti mesi, turni di notte, turni di giorno, osservazione minutissima dei processi produttivi, eccetera. Ecco, però queste sono note personali, quello che mi sembra importante è il giovane laureato, neolaureato, studente, dottorando che mi ascolta, di ricordare che, allora, primo, l'azienda è un contesto sociale nel quale si sviluppano dei processi organizzati, che è assai più dell'impresa. Secondo punto, come osservarli, come concettualizzarli? Secondo un approccio di tipo sistemico. Gallino a quel tempo era stato uno studioso in particolare di Parsons, al quale ha dedicato anche un libro che ha avuto una circolazione limitata, quasi offset, con già una sua interpretazione critica di Parsons, però l'imprinting parsoniano, parsonziano rimane molto importante, però non è soltanto Parsons, perché soprattutto nel Gallino della prima fase è un attento studioso anche della cibernetica, tempo, la cibernetica, e di autori di decision making come sistemici come Enzoff, Ashby, sono autori che forse ora non vi dicono molto. Dallo studente che arrivava dalle militanze trentine, anche se io non ero tanto ideologizzato, ben inteso, questo appariva anche un pochino tecnocratico, no? Ma perché non avvertivo a sufficienza la dimensione, diciamo, anche di distanza critica del Gallino, grande estimatore per esempio della teoria critica francofortese, per esempio, no? Però l'elemento del l'approccio sistemico è davvero molto importante, no? La distinzione fra i quattro sistemi e i sottosistemi. D'altra parte, ieri è ritornato più di una volta, in particolare anche Francesco, il rapporto intersistemico. Dobbiamo tenerlo presente perché ritorna in un modo anche critico in Gallino, come Gallino osservatore della globalizzazione, in particolare della globalizzazione finanziaria, il rapporto tra i sistemi. Quali sono i sistemi? Sono il sistema sociale, il sistema culturale, il sistema politico e il sistema, a volte detto, della comunità, insomma, quindi che è un po' fra demografia, demografia, strutture familiari e così via. Nelle ricerche industriali poi Gallino era raffinatissimo sul piano metodologico, perché non era soltanto analizzatore dei processi di lavorazione, per esempio, ma tendeva, anzi lo era, diciamo, intenzionalmente un progettista, in sostanza il ruolo del sociologo non è soltanto quello di analizzare e spiegare, ma è anche quello di
dare indicazioni per una progettazione alternativa dell'esistente, naturalmente guidato da elementi anche di valore, sui quali magari ritorneremo, lo sto dicendo male, che riguardano, diciamo, la distinzione fra la concezione della ragione e della razionalità rispetto nei confronti della razionalità strumentale. Dopo ci ritorno. Per esempio, quando si facevano ricerche nelle grandi aziende e si trattava di riprogettare una macrostruttura, con Gallino si arrivava a costruire una batteria di 60 indicatori. I 60 indicatori che venivano impiegati per valutare comparativamente tre modelli organizzativi diversi, per dire modello organizzativo funzionale, modello organizzativo divisionale, modello organizzativo per matriciale, per esempio, no? Con tutte le loro articolazioni macro, micro, eccetera, e sottoporre una dozzina, anche 15, dirigenti di vertice a una valutazione comparata attraverso dei sistemi, chiamiamoli di intervista, di test, eccetera, su 60 indicatori, e quindi riuscendo a neutralizzare in sostanza le preferenze a priori, quindi guidati da una sorta di razionalità che appunto riusciva a raggiungere un livello di valutazione, potremmo dire, quasi universalista. Quali erano questi? Questi 60 indicatori erano poi raggruppati ed erano espressione di 4 stati sistemici. Stati sistemici erano efficacia, efficienza, adattamento, integrazione. Anche qui in fondo siamo in pieno Parsonsismo. Piccola parentesi, io ero molto mertoniano e molto resistente al Parsonsismo, quindi felice di contribuire in questo lavoro, ma con tutte le mie piccole riserve, insomma, queste sono. Nel quadro, che ora vi do in modo molto impressionistico, insomma, di queste ricerche che duravano anche tanti mesi, siamo negli anni 70, nella prima metà degli anni 70, poi fino ai primissimi anni 80, insomma. Il tema della qualità del lavoro, quality of work, dal quale ora non si parla più da un bel po' di tempo, era il cuore, se vogliamo dire, della problematica, o perlomeno quella che stava più a cuore a Gallino e anche a noi ricercatori. Arrestando un attimo su un flash sul piano metodologico, anche qui la qualità del lavoro. Mi vedo al tavolo insieme a Baldissera, eccetera, ci fece anche un articolo, insomma, che Gallino volle firmare a 3, e Gallino aveva impostato una distinzione fra 4 dimensioni della qualità del lavoro: la dimensione ergonomica, la dimensione della complessità, che è rappresentata da una matrice decisionale probabilistica, la dimensione della autonomia e la dimensione del controllo. Il controllo, cioè l'autonomia, è iscritta entro un certo grado di controllo. Vi potrei intrattenere in realtà un paio d'ore soltanto su questo, per cui sono un po' in sofferenza perché butto lì in modo molto accelerato. E quindi sono tutti strumenti che si usavano effettivamente per osservare e poi per valutare, attenzione, per valutare. Io lo facevo con molto interesse, ma con un po' di resistenza, perché per me il sociologo doveva soprattutto spiegare e non progettare, perché progettare è una dimensione normativa, finalistica,
questo problema, secondo me, è un problema che rimane, un problema permanente di questo, questo rapporto. Ecco, e quindi, però, questa dimensione dell'analisi della progettazione è veramente costitutiva di tutto la prospettiva, della tutta la prospettiva di Gallino. Se mi date un po' di tempo, perché io ne ho bisogno un po', magari poi dopo studiate, ti invitiamo in autunno. No, no, ma fate pure degli interventi censori. Vi devo leggere qualcosa. Qui a tanti appunti siamo ancora alla prima metà della prima parte. Era un Gallino merita. Dunque, ascoltate Gallino, questa è una sua dichiarazione pubblicata nell'84, un'intervista in un articolo intervista della rivista Sociologia del Lavoro. Nel 54, quindi Gallino è nato nel 27, era giovane, era pure un po' timido e riservato, non era il Ferrarotti esuberante, sicuro di sé, fascinoso, eccetera, io me lo immagino, insomma. Quindi dice, nel 54, quando visitai per la prima volta l'Olivetti, vidi un grande reparto di presse, centinaia di presse con molti uomini e moltissime donne che facevano un lavoro che consisteva nel mettere dentro i pezzi di metallo, togliere le mani, schiacciare il piede, togliere il pezzo caldo che scottava, posarlo da una parte, e questo per ore e ore. Allora mi dissi due cose. Prima, io sono un privilegiato. Mi veniva una famiglia relativamente modesta, non in quel senso, io sono un privilegiato. Secondo, in questo modo, attraverso il mio lavoro, il mio mestiere, che era tutto da avvenire, che era proprio agli albori, il mio lavoro, il mio mestiere, io devo fare qualcosa. La mia idea della qualità del lavoro, qui il Gallino nell'84, che si guarda indietro, la mia idea della qualità del lavoro, il mio impegno, attenzione a questa parola, impegno, per strumenti e studi orientati a migliorare la qualità del lavoro nasce da quell'incidente biografico, da quella fabbrica con cui per alcuni anni fui poi in stretto contatto. Salto dei passaggi delle mie riflessioni, il tempo non c'è. Un'altra osservazione. Le ricerche APES, che era quella società che aveva fondato insieme a un altro dirigente, che era stato il direttore personale della Fincidere, Paolo Leone, economista, eccetera, qui ho lavorato molto. Le ricerche APES, a cui ho partecipato per la parte metodologica dal 70 al 75, sono state infatti ricerche orientate in modo preminente a sfruttare opportunità limitate ma non esistenti di migliorare la qualità del lavoro nei vari settori di applicazione, in particolare nella siderurgia e nella meccanica pesante. È stato un po' il mio modo di pagare il debito contratto con quelle donne nel 54 e con loro e con il loro incredibile lavoro. Mettere e togliere, è un'immagine che mi ha sempre accompagnato. Non a caso il titolo del mio ultimo libro, a quel tempo, è ancora Informatica e qualità del lavoro. Questo è molto importante. Naturalmente è il lavoro fordista, che già nell'Olivetti, che diciamo era post-fordista sotto tanti piani, soprattutto quello sociale, no? Però nelle linee di montaggio era ancora così. No? Figuriamoci pure. Salto altri passaggi, perché è importante far parlare Gallino. Su una mia epigrafe, quindi lui muore nel 2016, qui siamo nell'84, su una mia epigrafe che mi riguardasse come sociologo del lavoro, vorrei però essere ricordato per un volume
sull'Olivetti. E lui mi fece dono come io mi presentai all'Olivetti, ebreo, infatti in quel momento era un libro sulla cui, forse il libro a cui lui ha tenuto di più, che è Innovazione tecnologica e mutamento organizzativo, mi sembra, insomma, all'Olivetti. Perché vorrebbe essere ricordato per quel lavoro? Perché fu un impegno assunto, quella parola, impegno assunto, verso Adriano Olivetti, verso quella figura che avrebbe potuto voler dire molto in quei campi, in un modo anche molto concreto se fosse vissuto un po' più a lungo. Qui vi faccio una piccola citazione, un salto temporale, c'è un libro intervista intitolato L'impresa responsabile, in cui Gallino parla dell'Olivetti, della sua esperienza, ma anche di Adriano Olivetti, di cosa significava, eccetera, no? Ecco, questo è molto molto importante per capire tutto quello che viene dopo. Tutto quello che viene dopo, ora faccio dei salti, ecco, non però prima di stringere su un punto queste notazioni e anche queste dichiarazioni di Gallino, possono essere sintetizzate in particolare con una parola che è responsabilità. Ecco, questa è una parola che ritorna in Gallino, e la responsabilità cos'è? La responsabilità delle conseguenze. Non a caso, giustamente, Piero prima mi ha quasi suggerito, richiamato, dicendo etica cognitiva, no? Etica cognitiva è, nella prospettiva di Gallino, appunto, il cuore è proprio la responsabilità. Anche la responsabilità del ricercatore riguardo alle conseguenze della sua ricerca, della sua ricerca, il che comporta anche, diciamo, una considerazione attiva in termini di previsione, di antevisione, insomma. Su questo, se ci sarà tempo, ritorniamo. Quindi, responsabilità. Allora, con queste premesse, invitandovi a quel salto un po' irresponsabile invece che io vi propongo, che riguarda quasi tutti gli anni 80 e una buona metà degli anni 90, arriviamo a un Gallino che è al contempo sempre macroanalista e microanalista e che prende di petto i problemi relativi alla globalizzazione e a sue dimensioni interne, tipo il lavoro flessibile, la disoccupazione, eccetera. Anzi, potremmo dire che uno dei primi lavori di questa ultima fase è intitolato Se 3 milioni vi sembrano pochi, che riguarda il tema della disoccupazione, eccetera. Quindi le problematiche del lavoro per un intellettuale di così vasta latitudine tematica, no? Tematica, la dimensione del lavoro e dell'economia continuano ad avere una centralità, che da un certo punto di vista, anche un po' critico se volete, per esempio da un punto di vista tureliano, autore che Gallino ha riconosciuto tanto nella primissima fase, ma che ovviamente poi si è differenziato molto da Gallino, se non altro quando si trattava di parlare di neoindustria e di post-industria, no? Io ricordo delle discussioni, Gallino era fermo alla neoindustria, non soffriva l'espressione post-industriale, no? E io invece ero piuttosto innamorato, non dico dell'espressione post-industriale, ma della prospettiva tureliana post-industriale, eccetera. Ecco, e allora, dicevo, da un punto di vista critico si potrebbe, qualcuno sarebbe una posizione che può essere sostenuta, quindi dire, ma Gallino ha una considerazione dell'economico a cui assegna una centralità che può essere messa in discussione, ma su questo magari ritorniamo dopo. Qui l'importante è dire l'importanza della dimensione. E quando affronta i temi della globalizzazione e della
della crisi economica, veniamo a quest'ultima fase, e che possiamo, io sintetizzo ai fini diciamo di ascoltatori più giovani in alcuni passaggi, usando molto parole di Gallino negli ultimi libri, nell'ultima produzione, insomma. Nel corso, faccio un piccolo passo indietro, nel corso degli anni Ottanta in particolare, nelle sue analisi più macro sociologiche, Gallino ha messo a fuoco, forse è stato l'unico sociologo italiano, a me sembra un grandissimo merito, che è quello della rivalutazione e riconcettualizzazione della nozione marxiana di formazione sociale. Formazione sociale che diciamo va in coppia, concettualmente in coppia con la nozione di modo di produzione, no? Ma mentre, lo dico diciamo tagliando con l'ascia, ma con l'accetta, il capitale di Marx è dedicato soprattutto al modo di produzione, per chi rileggesse, io ho una vita che non lo faccio, ma chi rileggesse i Grundris, per esempio, trova soprattutto analisi sulle formazioni storico-sociali. Gallino ha dato un grande contributo, distinguendo in una sua prospettiva anche un po' evoluzionistica, anche questo può essere oggetto di discussione, intendiamoci, una serie di formazioni storico-sociali. L'ultima delle quali è la formazione oligopolistica. Quando lo scrive non prevede ancora la caratterizzazione, questa è una formula un po' debole in realtà, la caratterizzazione finanziaria della globalizzazione oligopolistica. Però osserva quanto sta avvenendo nella globalizzazione economica e dice: il capitalismo attuale, parola che risparmiava durante gli anni 70-80, capitalismo, capitalista, lo usava poco, e il Gallino dalla fine degli anni 90 in avanti, che parla di capitalismo e di classe in un modo un po' diverso da quello ancora diciamo interessantissimo, analitico, ma un pochino tassonomico delle analisi delle classi di Gallino precedenti, no? Dice: il capitalismo attuale è una formazione sociale, economica e politica che abbraccia il mondo intero, e infatti usa poi l'espressione sostantivo finanza capitalismo, che non è di suo conio, anche se qualcuno lo aveva attribuito, eccetera. Finanza capitalismo che è fondato, dice Gallino, sul dominio incontrollato della finanza, attraverso che cosa? Attraverso, devo saltare tanti passaggi, la costruzione di una, la chiama mega macchina. Gallino ha diciamo una ricchezza culturale di riferimenti e anche una memoria, tra l'altro, sistematica, tale per cui ci dovremmo fermare ogni attimo, perché anche mega macchina ci sono, richiama linguaggi di autori importanti, anni 50, 60, 70, eccetera. Mega macchina che è composta soprattutto di tre componenti: il sistema lo chiama bancocentrico, un sistema di finanza ombra o finanziario ombra, e investitori istituzionali. Allora, su questo io non mi posso fermare, a parte che non ho una vera competenza in questo campo, ma l'idea di questa mega macchina. Intendiamoci, se poi possiamo discutere, io ho anche delle prospettive un pochino critiche, perché questa, che come si dice, mega macchina, come viene caratterizzata, in realtà non è tanto l'opera di una formazione sociale, è un sistema di dominio, e così poi lo sviluppa lui nel seguito in realtà. E infatti dice: fondato sul dominio incontrollato della finanza,
attenzione, finanza, mercato, è qua qualcosa che urta nel profondo rispetto a tutto quanto ha maturato e osservato, no? Come sociologo, come cittadino, in tutti gli anni, insomma, della sua, chiamiamola, militanza sociologica olivettiana, no? Quello che fa più problema a Gallino, ma fa più problema credo anche a molti di noi, la finanziarizzazione delle imprese industriali, non solo, ma soprattutto delle imprese industriali, no? Cioè si passa, anche qui vado avanti con delle sciabolate, ma in fondo sono espressioni che Gallino usa, si passa dalla produzione di merci attraverso il lavoro alla produzione di denaro attraverso il denaro, no? E quindi la creazione, scusate, di sì, invece di creare beni d'uso e quindi produrre valore in questo modo, è una creazione di valore attraverso la creazione del denaro. Tutto questo poi dà luogo a un'economia del debito, eccetera, eccetera. Questo dominio della finanza comporta una attraversamento incontrollato, dove anche questo non è semplicemente un aggettivo, perché, ecco, ora lo dico fra un attimo, attraversamento incontrollato dei confini intersistemici, che sono quei sistemi. Perché incontrollato è importante? Perché l'idea di controllo, regolazione e controllo, è centrale in Gallino. In Gallino. Un gauchista del tempo, osservando il Gallino che teorizzava su regolazione e controllo, l'avrebbe guardato in modo un pochino tecnocratico, no? Ma alla distanza del tempo ha ragione Gallino, il problema qui è il controllo e la, il controllo e la regolazione, dove controllo vuol dire anche finalizzazione, eh? E regolazione ovviamente è creazione di regole, e quindi diciamo considerazione relativamente ai limiti, agli ambiti in cui il comportamento, le scelte aziendali, le imprese, eccetera, possono essere sostenibili o accettabili, eccetera. Quindi l'attraversamento dei confini intersistemici, in questa visione ancora molto sistemica, comporta o equivale a una deregolazione dell'economia, una deregolazione dell'economia. Al centro della quale vi è l'intreccio tra economia e politica, con il viatico dell'ideologia, in questo caso dell'ideologia appunto che diciamo si prende piede, si afferma, potremmo dire da Friedman in avanti, insomma, no? Dall'inizio degli anni '80, il neoliberalismo, o neoliberismo, insomma. Ecco, qui Gallino diventa sempre più esplicito, meno potremmo dire meno riserve, credo di fargli un torto parlando così, ma in sostanza negli anni 70-80 non ci sono dei veri attacchi, diciamo, all'ideologia, ma c'è anche una buona ragione, perché è appunto dall'inizio degli anni 80 che si afferma. Gallino ritiene che, mi sembra di aver capito, perché qui io in realtà l'ho seguito meno e Paolo Bolli credo certamente di più, come altri studiosi tra cui alcuni presenti, di più quest'ultima fase, però attribuisce una dimensione intenzionale molto forte, della quale io sono francamente un pochino meno convinto, al fatto che sia stata questa del neoliberalismo, dell'uso di tutti i centri anche di think tank famosi, eccetera, sia stata quasi una strategia, no? Molto mirata, molto intenzionale, al punto che la tratta come una, e qui c'è il libro intervista appunto di Paolo Borghi con Gallino,
riguardo alla riconquista organizzata dai vincitori contro i perdenti. Sono parole di Gallino, i vincitori contro i perdenti. I vincitori sono quelle che chiamerà anche le classi o la classe sovranazionale, con al cuore appunto gli operatori della grande finanza, e i perdenti in realtà sono tutti quelli in particolare oggi che sono nel mondo del precariato, ma potremmo dire, usa anche questa espressione, proletariato internazionale, cioè la lotta di classe dopo la lotta di classe. Perché riconquista? Riconquista perché il trentennio 60, 70, 80, anzi prima addirittura, il trentennio dello Stato sociale, di quello che lui chiama anche modello, no? Modello europeo di sicurezza sociale, eccetera, che aveva costituito attraverso anche, diciamo, il ruolo dei sindacati e le pratiche di negoziazione, eccetera, una conquista di diritti sociali, viene sempre più aggredito e smantellato, da questa strategia liberistica in cui l'ideologia ha un grandissimo ruolo, eccetera. Insomma, io devo, non voglio dire andare verso una conclusione, ma devo stringere, sarebbero tante cose da dire. Allora, in questa finanziarizzazione delle imprese industriali, che Gallino guarda come una patologia, in fondo, molto pericolosa, che dà, al cui centro c'è, ecco, un altro libro che segue dopo un po' di anni, c'è l'impresa irresponsabile, quindi questa dimensione ritorna, ed è a questo punto che alcuni critici interni, non certo ideologi liberisti, dicono: ma Gallino, tu hai idealizzato troppo la fase olivettiana, l'hai idealizzata, per esempio anche in piccola parte, in un certo modo lo penso anch'io, che Gallino abbia un po' idealizzato, nel senso etico e nel senso un po' beberiano, l'idea tipica, insomma, l'Olivetti di Adriano. Però nel confronto, ecco, l'azienda che diventa semplicemente impresa guidata da quella che lui chiama poi la razionalità calcolistica, contabile, insomma, dei costi benefici, che fa sì che un'impresa si compra, si fonde, vende, si delocalizza, eccetera, senza nessun riguardo all'occupazione, ai destini delle persone, eccetera, ecco, è irresponsabile, dà luogo a precarietà, interessantissimo, da osservatore esperto di Gallino riguardo alla flessibilità, al quale non sarebbe stato avverso a priori, ma così come congegnata in questo contesto, la flessibilità tende a rendere, a creare degli esuberi permanenti, un'altra espressione di Gallino, e a creare disuguaglianza, quindi dedica tanto interesse, spazio, osservazioni e considerazioni al tema della disuguaglianza fra quello che si dice l'1% e il 99%. Poi Gallino, per chi lo ha letto, ha una capacità sistematica di controllo di una quantità di fonti informative, di organismi internazionali di ricerca, di istituzioni economiche, eccetera, per cui in realtà io me la cavo dicendo l'1%, il 99%, ma Gallino poi ci fa tutti i suoi calcoli, le sue analisi interne, insomma, questo è benissimo. Un'altra conseguenza collaterale, a cui dà molta importanza, è recupera un'espressione di uno dei
sociologi con più immaginazione sociologica ci sono, e che aiutami Paolo, a chi pensi? Richard Sennett. Richard Sennett, e appunto Gallino tratta della corrosione del carattere, che è un'espressione di Richard Sennett, no? Al fatto che si arriva a influenzare, a costituire degli individui plasmati nel profondo, no? Della personalità, nel profondo della personalità, attraverso la soppressione del pensiero critico. Detto così, lo dico alla leggera, perché voi sapete, ieri qualcuno di voi è già intervenuto, Gallino era stato un profondo conoscitore, studioso anche di teorie psicologiche, psicoanalitiche, del rapporto tra biologia e cultura, e quindi quando dice personalità non lo dice come lo posso dire io, insomma, appunto un po' alla leggera, più o meno nel senso comune, no? Cioè, avete tanti meccanismi stratificati, no? Ma il tutto diciamo precipita in una sorta di, ecco qui introduco anche qui un'espressione molto tanto ricca da essere pesante, che è quella di crisi di civiltà. A me fa anche un po' problema, intendiamoci, perché dal mio punto di vista parla di formazioni sociali quando mi sembra che le tratta come un modo di produzione. Parla di crisi di civiltà in riferimento all'arco di 20-30 anni, quando una civiltà è qualche cosa di macro storico, di lunga durata, eccetera. Quindi io vi riporto questo, ma mi sembra anche molto importante nel nostro riconoscimento del gigante Gallino avere anche le nostre, come un'espressione che anche Paola conosce, che lui adorava tanto, nel discutere fra di noi, eccetera, di fare attrito, no? Di fare attrito, quindi di avere chiavi di lettura un po' diverse, interrogativi, eccetera, no? Quindi lo guarda come una crisi di civiltà. Questo conduce alcuni osservatori a dire, beh, insomma, a criticare l'ultimo Gallino, qualcuno addirittura rimane a dire, beh, oh, catastrofista, no? Ed altri magari a dire che è un illuminista. Perché è fin troppo illuminista? È troppo illuminista perché non si ferma alla diagnosi. Attenzione, questa diciamo è una espressione che io personalmente nel mio intimo, diciamo, ho usato molto nell'osservazione di Gallino. L'ho guardato molto come un clinico che tende a passare dalla analisi diagnosi alla terapia. E a lungo ho pensato, non dando sufficientemente centralità, questo è il massimo, diciamo, della mia osservazione critica, alla dimensione esplicativa della spiegazione, no? Ci sono dei sociologi, uno è Pizzolo, il quale ho grande ammirazione intellettuale, il quale si concentra sulla spiegazione e si ferma sulla spiegazione. No, Gallino fin dalla prima ora alla sociologia del possibile, o dei possibili, no? E quindi all'indicazione, non dal consigliere del principe, tutt'altro, però ma qui si aprirebbe ora un tema sul quale potremmo discutere uno se la potrebbe cavare, diciamo, usando delle formulette d'antan, che era il titolo, fra l'altro, quello che vi sto per dire, del primo corso di sociologia di Ferrarotti a Cesare Alfieri, sociologia applicata. Uno potrebbe dire, beh, insomma, nulla vieta di fare sociologia fino a un certo punto, e poi c'è la sociologia applicata, no? E quindi si fa progettazione. Ecco, ma
per Gallino la progettazione va collegata a due cose: primo, alla responsabilità del ricercatore, del sociologo, che non è soltanto ricercatore, è anche cittadino, e in secondo luogo alla tensione, per non dire contrapposizione, tra quella che lui chiama, vado verso la fine, la ragione oggettiva e dall'altro lato la ragione soggettiva, chiamata a volte razionalità strumentale, che poi diciamo connota anche come irrazionalità oggettiva, che è quella appunto che è espressa dall'agire finanziario di gran parte del mondo economico, eccetera, no? La ragione oggettiva è quella che non è declinata soltanto nel rapporto valutazione tra mezzi e fini, che tende a diventare una razionalità diciamo calcolistica, puramente strumentale, appunto la ragione soggettiva, mentre la ragione oggettiva dà molta importanza ai fini e quindi alla responsabilità cognitiva, quindi c'è una dimensione etica, tant'è vero che Gallino parla di attore scientifico moralmente responsabile, e vi collega appunto la sociologia del possibile, cioè parole sue, indagatrice di possibilità. Però in altri stati diciamo, mette anche le mani avanti, poi non ci mette in guardia, attenzione, non si tratta di far discendere in modo più o meno deduttivo da grandi macro modelli, concezioni del mondo, poi delle strutture organizzative, delle proposte di politiche sociali, eccetera, eccetera, e qualche cosa di molto più diciamo articolato e anche criticamente consapevole. Però tutto questo, anche ieri qualcuno di voi lo ha diciamo etichettato con un'espressione galliniana, che è quella del costruttivismo temperato. Uno di voi, non ricordo chi, ha detto anche costruttivismo temperato rivoluzionario, questa doppia qualificazione. Aggiungo di mio, ma sono convinto di non forzare Gallino, e concludo, e dire che appunto, come sempre nel mondo dei fini, naturalmente si passa da un piano positivo a un piano normativo, no? Però quali sono queste grandi finalità che possiamo diciamo selezionare, filtrare attraverso la lettura e l'opera di sessantennale di Gallino? L'uguaglianza, che ovviamente non è l'uguaglianza nel senso che diciamo spiega le differenze e il pluralismo, naturalmente l'autonomia, si può chiamare anche libertà, questo rievoca anche quelle tre ragioni di cui parlava Paola Boni, che mi sono divertito della sua relazione, l'autonomia e terzo, ma che in una certa misura li sintetizza, la dignità. E qui il collegamento con quelle dichiarazioni del primo Gallino che osserva le presse, eccetera, no? La dignità dell'uomo, cioè lo dice proprio, la possibilità, cioè costruire le condizioni per una vita degna di essere vissuta, quindi moralmente degna, socialmente degna, cioè la dignità. Prima ho evocato un po' Turenne, un autore con il quale ho avuto tanti rapporti, che amo molto. Turenne lavora molto su questo, su, chiamiamolo, una nuova generazione di diritti dell'uomo, no? Di diritti dell'uomo. E qui il collegamento ce lo vedo, a mio modo di vedere, piccola osservazione critica, Gallino è, tra tante virgolette, poi mi pento di quello che sto dicendo, un po' troppo legato alle categorie socio-economiche e ai diritti sociali, che oggi naturalmente sono messi a repentaglio, e quindi e il tutto potrebbe essere riconsiderato e riproiettato in una dimensione più culturale, morale e culturale dei
diritti dell'uomo. Perché dico questo? Perché poi ve ne sono delle conseguenze. Personalmente trovo un pochino deludente il Gallino che fa qualche sua non presa di posizione, ma qualche accenno riguardo ai soggetti che potrebbero essere attivi, portatori in questa lotta di classe, dopo la lotta di classe, insomma, per il riscatto della dignità, insomma, dell'uomo, e quindi per una civilizzazione o ricivilizzazione dell'economia e del mondo, e lì insomma io lo trovo un pochino debole, anche perché dovrebbero essere indicate di più, non soltanto delle linee di proposta per contrastare proposta alternativa per contrastare appunto questa economia dominata dalla finanza, ma anche delle condizioni storico-sociali che consentono l'emergere di certi soggetti, di certe istanze. Quindi vi è anche una prospettiva, secondo me, ancora un po' rivendicazionistica, proprio nel senso un po' sindacale, eccetera, e non c'è a sufficienza l'idea, una sociologia dei movimenti sociali, anche se gli agganci possibili in Gallino ci sono, perché quando lui richiama più volte il collega al tema della formazione sociale, Polanyi, l'opera di Polanyi, eccetera, il contromovimento, che ha un significato un po' counter movement, un po' diverso da quello di movimento sociale, intendiamoci, eccetera, però possibili connessioni ci sono. Però mi sembra che, perché questo cosa vuol dire? Ora parlo io ancora di nuovo un pochino alla leggera. Se domani ci saranno dei movimenti sociali diciamo contro questa finanziarizzazione del mondo, eccetera, dove ci possiamo aspettare? Dai precari? Cioè dagli esclusi? Nel centro della, chiamiamola, della società della comunicazione o del post-industriale? Questo è un tema che rimane molto aperto, no? Dalle donne, per esempio per Turenne, il ruolo del movimento delle donne è meno potenzialmente, ha una centralità assoluta, no? Ecco. Quindi questo per dire, per aprire il dibattito. Come vedete, non ho una chiusa, non ho una conclusione, ed è in fondo bene che sia così, perché quello di Gallino, lo abbiamo visto ieri, è un invito ancora a riflettere, a discutere, a confrontarsi, grazie appunto al contributo che lui, grandissimo, ha dato, che noi possiamo trattare quasi come un classico, ma come un classico che effettivamente ci parla di oggi in modo molto diretto e molto penetrante per coinvolgente per tutti noi. Mi scuso per la lunghezza e vi ringrazio. Ecco. Utile e forse necessario, perché vi rendete conto che Paolo Ceri, anche lui un protagonista della sociologia italiana, ci ha raccontato un continuo dialogo con Gallino, non soltanto di tipo teorico e se vogliamo anche critico, come l'ultimo riferimento ai movimenti sostanzialmente, ma anche appunto perché difatti è stato protagonista e ha collaborato nei quaderni con Gallino su molte cose, quindi in realtà Paolo Ceri ha fatto un intervento lungo ma ricchissimo, denso, su più piani, piano dell'esperienza anche personale, piano della storia, un po' della sociologia, ma anche il piano appunto dei contributi teorici di Gallino, eccetera. Poi, e quindi grandi stimoli, e soprattutto questo passaggio che ho trovato molto interessante, dalla fase lavorista alla fase diciamo globalista di Gallino, dove cambiano anche forse lo stile
qui non so se si fa più nervoso lo stile di Gallino, si fa uno stile un po' più impetuoso, perché naturalmente avverte l'esigenza di confrontarsi con una realtà che forse in parte lo ha deluso. È interessante anche perché con l'età si è radicalizzato in certo senso, cioè è passato da una posizione non dico più funzionalista, perché forse funzionalista in senso stretto non è stato mai, però diciamo in una fase che era appunto forse legata a una visione ancora fortemente condizionata dall'esperienza dell'Olivetti, no, dell'impresa responsabile, ad una fase in cui percepisce che il mondo è fatto di imprese e di attori irresponsabili che stritolano in quelle mega macchine l'individuo. L'immagine della mega macchina è un'immagine molto bella, che tra l'altro lui riprende da Mumford, che questo architetto, Mumford, questo architetto intellettuale molto interessante, così come lui riattualizza il concetto di Inferding, di capitale finanziario, di capitalismo finanziario, con la sua analisi del finanza capitalismo. Quindi, come vedete, un autore molto ricco di stimoli, ma io mi fermo qua.